Con il tempo e con la paglia si maturano le nespole. Recita così un proverbio antico ma anche un po' enigmatico. Perché con il tempo, se le gialle nespole che tutti conosciamo maturano rapidamente nel giro di poche settimane a fine maggio, e perché la paglia che ci azzecca con le nespole? Appena il tempo della sigla e può partire questa nuova puntata del Gusto della Salute. Di alberi di nespolo se ne conoscono almeno due, il nespolo comune ed il nespolo del Giappone. Il nespolo comune, Nespilus germanica, è una pianta e un albero appartenente alla famiglia delle rosacee, conosciuto in Europa fin dall'antichità. I suoi frutti vengono raccolti nel mese di ottobre, ma non sono immediatamente commestibili a causa del loro sapore fortemente astringente, che a sua volta è legato ad una abbondante presenza di tannini. Per questo tali frutti vengono messi a maturare lungamente, cioè per diverse settimane, nei granai, appunto su un letto di paglia, laddove appunto maturano gradualmente, acquisendo, oltre al loro sapore definitivo, anche un tipico colore marroncino. D'altra parte, il nespolo del Giappone, Eriobotria japanica, è una pianta sempre appartenente alla famiglia delle rosacee, ma di dimensioni un po' più grandi rispetto al nespolo comune, originario delle foreste pluviali della Cina sud-orientale, ma poi diffuso in Europa e in Italia, presente soprattutto, ma non esclusivamente, nelle regioni meridionali. Il suo frutto è la nespola che tutti conosciamo, di un colore giallo più o meno intenso, dalla polpa bianca, piacevolmente, dolcemente acidula, contenente due o più semi di grosse dimensioni, che spesso consumiamo già sotto l'albero. Bene, intorno alla nespola esistono diverse notizie storiche, diverse curiosità storiche, come tante sono anche le proprietà nutrizionali di questo frutto tardo primaverile. Vediamo. Originario dell'Asia Minore, il nespolo già nel primo millennio dell'era cristiana arrivò prima in Grecia, poi nel resto dell'Europa, e fu sul finire del Medioevo che si diffuse capillarmente in tutto il vecchio continente. Si sceglieva di piantare un albero di nespolo nel cortile della propria abitazione perché si riteneva che avesse dei poteri magici e fosse in grado di tener lontane le streghe e le creature della notte. Di certo il nespolo era una presenza costante negli antichi monasteri, nei giardini e negli orti. I frati coltivavano, raccoglievano e servivano in tavola questi squisiti frutti, ed era prassi che fosse l'abate il primo a gustare la nespola subito dopo il pasto, poi successivamente il resto della comunità. Analizziamo adesso insieme i valori nutrizionali delle nespole e prendiamo in considerazione 150 grammi, che è, diciamo, la porzione standard suggerita negli schemi alimentari. 150 grammi corrispondono a più o meno 2 o 3 frutti di medie dimensioni. E cosa contengono? Contengono molta acqua, circa l'88,3% della quantità totale. Contengono anche carboidrati, il 6%, di cui la maggior parte sono zuccheri semplici, quindi fruttosio e glucosio. Poi abbiamo l'1% di proteine, l'1% di grassi e il 2% di fibre. Guardando invece i micronutrienti, notiamo che 150 grammi di nespole contengono molto potassio, molto fosforo, ma anche molte vitamine, soprattutto la vitamina A, la vitamina C e il folato. Quando sono di stagione possiamo consumare le nespole in qualsiasi momento della giornata, o alla fine del pasto, oppure negli snack, negli spuntini pomeridiani,
proprio perché avendo un basso indice glicemico non creano repentini innalzamenti della glicemia. Quando le nespole sono poi abbastanza gialle, possono essere raccolte e distribuite sul mercato. Infatti, quando noi andiamo ad acquistare le nespole, dobbiamo stare attenti a scegliere quelle con la buccia non avvizzita, quelle molto, molto turgide, proprio per godere appieno dei valori nutrizionali che le nespole stesse contengono. Le nespole, oltre che come frutto in sé, possono essere utilizzate per preparare delle salse che possono accompagnare i gelati o altri dessert. Possono essere usate per preparare delle marmellate per una colazione salutare e in vista della stagione prossima estiva possono essere create dei veri e propri ghiaccioli grazie all'elevato contenuto di acqua delle nespole e magari abbinandole ad uno yogurt che faccia da supporto proteico. La nespola è un falso frutto, botanicamente definito pomo al pari della mela o della pera, in quanto quello che noi mangiamo non è il vero e proprio frutto dell'albero di nespolo. Tante e diverse sono le peculiarità salutistiche di questo frutto tardo primaverile che ora proveremo a declinare sintetizzandole in 10 punti salienti. Le nespole contengono importanti quantità di potassio che certamente contribuisce a regolare l'equilibrio elettrolitico del sangue, così riducendo il rischio di malattie cardiovascolari, ma a tale funzione benefica contribuiscono anche le vitamine del gruppo B e la vitamina A presenti nella nespola, così come anche altri elettroliti oltre al potassio come il ferro, il manganese e il rame, tutte sostanze che supportano appunto la funzione cardiocircolatoria. La vitamina A contenuta nella nespola, della quale parlavo nel punto precedente, in ragione della sua ben nota capacità antiossidante, è in grado di realizzare un'azione protettiva sulla retina, quindi possiamo dire che le nespole contribuiscono a migliorare la funzione visiva. La stessa vitamina A contenuta nelle nespole è in grado di esercitare un'azione protettiva oltre che sulla retina anche sulla pelle, sulle mucose, così difendendole e schermandole dall'invecchiamento e dall'azione nociva di eventuali fattori esterni. Le nespole contribuiscono a tenere sotto controllo i livelli ematici del colesterolo e questo in ragione del loro abbondante contenuto in fibre che legano i grassi in eccesso impedendone l'assorbimento intestinale. Le nespole contengono al loro interno importanti quantità di pectina, che è una fibra solubile dotata di azione lassativa, per questo possiamo dire che le nespole contribuiscono a regolare la funzione intestinale, a regolare il transito intestinale, in tal modo riducendo anche il tempo di esposizione delle mucose del tratto gastrointestinale a sostanze tossiche che eventualmente vi si potrebbero accumulare. I sali minerali contenuti nelle nespole, il ferro, il manganese, il rame, ma anche il magnesio, oltre al potassio già citato precedentemente, intervengono nei meccanismi dell'ematopoiesi, cioè contribuiscono significativamente ai processi di formazione e di maturazione degli elementi corpuscolati del sangue, soprattutto i globuli rossi. In ragione del loro abbondante contenuto d'acqua, le nespole sono in grado di esercitare un'importante azione diuretica, quindi risultano essere particolarmente utili nei pazienti che dovessero soffrire di calcolosi renale, oppure nei pazienti con iperuricemia, in quanto la diuresi favorisce sicuramente l'eliminazione degli acidi urici in eccesso. Oltre al frutto, anche le foglie del nespolo hanno importanti proprietà benefiche. In effetti, estratti derivanti appunto dalla lavorazione delle foglie del nespolo vengono utilizzati in fitoterapia in ragione della loro attività mucolitica, espettorante, decongestionante e antitosse. Tra l'altro, dalle foglie del nespolo in cosmetologia vengono preparate delle creme antinfiammatorie, lenitive e antirossore.
Non ci sono particolari controindicazioni al consumo delle nespole ove si escluda la possibilità di una reazione crociata con il polline della betulla, ovvero soggetti che dovessero essere allergici alla betulla mangiando nespole potrebbero avere qualche reazione allergica, solitamente all'interno della bocca oppure, in casi più rari, fenomenologia respiratoria oppure orticarica. Attenzione ai semi delle nespole. Il nocciolo, infatti, in ragione del suo contenuto in alcaloidi tossici, può causare effetti anche particolarmente severi, tra cui vomito e difficoltà respiratoria.